scandali, e ho trovato un po' di vergogna per Ridley Scott, che malgrado il più grosso potere contrattuale che ha con Hollywood, ha voluto sottostare a questa imposizione razzista Kevin Spacey. L'hanno talmente cancellato che faccio fatica a te l'hanno addirittura proprio. No, non mi veniva il nome, fa impressione, perché lo adoro. Perché penso di storia al cinema. Hai accettato l'imposizione. In qualche modo deve essere successo qualcosa. Allora, la prima reazione mia è stata quella, mi ha dato una SMS a Pietro Scalia, che è il montatore di tutti i film di Ridley Scott, e gli ho detto di a Ridley che si vergognasse, e poi mi è venuto subito voglia di fare un film con Kevin Spacey. Tanto che Kevin Spacey è veramente un attore straordinario, un pezzo di storia del cinema, e insomma adesso non voglio entrare nei dettagli di quella storia veramente inaccettabile. Voglio soltanto dirti che mio figlio, che fa l'aiuto regista, è andato da Ridley Scott una mattina a Piazza Navona e ha visto Kevin Spacey circondato da quelli che un tempo chiamavamo marchettari, che ce n'erano una dozzina, e mi ha detto la sera: papà, ma ti pare che se li andati a cercare lui o sono loro che sono andati a cercare Kevin Spacey? Ed era appunto... No, per dire come poi è stato un cielo. Hanno tentato di distruggere, stanno tentando di distruggere un pezzo di storia del cinema. Vabbè, saltiamo oltre. Ecco, per esempio, tutti gli attori, hai avuto attori enormi nella tua carriera, ma che poi spesso hai dovuto in qualche modo difendere tu, nel senso che Marlon Brando, a cui tu non pensavi per Ultimo Tango a Parigi, avevi pensato prima a tanti gnocchi, e ti disse: io non recito nudo. Belmondo ti disse: questo film porno se ne vada. Alain Delon ti disse: sì, lo interpreto ma faccio il produttore. E tu hai pensato: oddio, mi fa pure il produttore, non si può fare. Poi arrivò una sera a Piazza Navona un amico, qualcuno ti disse Marlon Brando, e tu riuscisti ad incontrare Marlon Brando a Parigi, e poi scopristi però presto da Frankie Ablanz della Paramount che Marlon Brando era un attore non gradito, un attore morto, un attore finito. Ah, questa è una storia forse che non è molto nota. Io ero tutto felice che ero riuscito ad avere il sì di Brando, e andai dalla Major, dallo studio che doveva produrre il film, la Paramount, e Frank Yablans, che era il capo, la AD, e mi disse: no, ma scusa, questo qui non vale più niente, ma non guardo, è un... non so... Sì, no, disse, è finito, è una vecchia carcassa di uomo. E io, che ero già totalmente impegnato dentro di me con Marlon e non vedevo nessun altro, dissi ciao alla Paramount e trovai per fortuna United Artists, dove c'era un clima, diciamo così, più di accettazione degli autori in qualche modo, sì? E loro accettarono, accidenti, di farlo con Marlon Brando. Ma fu una specie di scontro, infatti non mi imposero neppure di rinunciare a Brando, ecco, quella è un'imposizione. Cioè, sei riuscito a fare un film con un attore tremendamente in disgrazia, ecco, che si chiamava Marlon Brando. Sì, sì, ma lui non lo sapeva, no? Marlon viveva in un suo mondo di solitudine,
Cimabanola Drive, e stava lì con i suoi bongo, due giapponesi,